E ora ci colleghiamo, lo faccio molto volentieri, fatemela già vedere, poi gli do la linea, con Elena Inversetti che è collegata con noi dal Talent Garden Calabiana per gli Innovation Days, i Digital Innovation Days di cui siamo media partner e quindi insomma chiedo un po' a Elena di farci un resoconto della giornata. Elena, com'è andata? Buonasera a tutti, questa sera vi portiamo qui al Talent Garden Calabiana, che è il luogo simbolo a Milano di una innovazione digitale, anche molto milanese. Vi portiamo qui perché proprio qui si sta svolgendo, oggi è il primo giorno e saremo qui fino a venerdì con i Digital Innovation Days. Questo evento che è nato nel 2014 per volere e intuizione dei due fondatori, Nicola e Giulio, sono due fratelli Nicoletti, che sono anche i proprietari e fondatori di 24 PR and Events. Questo luogo che vuole essere un po' un hub, un luogo in cui raccoglie tutte le persone e le aziende che fanno innovazione a Milano, o comunque intercettano l'innovazione digitale sul territorio di Milano e città metropolitane. Quindi ci sono aziende, ma ci sono anche istituzioni. Oggi hanno parlato il Comune di Milano, che dà il patrocinio a questo evento, è stato anche presente l'assessore Bolognini, quindi la regione Lombardia, e poi tutto parte da un'analisi dei dati. Quindi abbiamo avuto anche ospite, è stato anche ospite, abbiamo intervistato anche noi di Milano News, Ipsos. Perché? Perché proprio dal dato e dall'analisi del dato che un po' è partita questa avventura dei Digital Innovation Days, ai quali anche Milano All News quest'anno ha voluto partecipare per dare voce a quello che è un bisogno sempre crescente di strumenti digitali, sia strumenti digitali che possono essere utili e funzionali ai bisogni anche quotidiani, lavorativi, professionali, tant'è che infatti qui ci sono forum sull'e-commerce, sui social media, web marketing, anche influencer marketing, ma ci sarà anche un focus sulla sostenibilità. Perché il digitale è anche un elemento che ormai fa parte delle nostre vite, ovviamente lo sappiamo, è un digitale che accompagna anche il cambiamento dei bisogni per essere sempre più umani. Umani è l'augurio, insomma, che tutti noi ci facciamo, anche perché il titolo di questi Digital Innovation Days è proprio Human, è proprio Human for Future. Quindi con questo augurio vi salutiamo e ridiamo la linea allo studio. Grazie mille Elena, torneremo poi domani ancora in diretta con i Digital Innovation Days da Calabiana.